Quindi a questo punto passiamo a Tatiana Quarnier, che ci parla del caso Ilva davanti alla Corte Costituzionale, considerazioni critiche sulla ponderazione di un valore primario. Grazie, grazie Rinaldo Evangelista, grazie soprattutto, mi unisco ai ringraziamenti per alle organizzatrici Maria Cristina e Agostina che da anni portano avanti questa iniziativa e devo dire che è una tra le migliori che portiamo avanti a Camerino, porta sempre a confronti interessanti, sempre stimolanti, ci ha portato a riflettere su tematiche in maniera interdisciplinare, insomma tutto il mio apprezzamento per questo sforzo che so essere notevole anche dal punto di vista organizzativo. E quindi ringraziamento, come diceva Costina, non solo formale ma anche sostanziale. Dopodiché spero che Rinaldo mi tolga questo minuto dal conteggio, perché bisogna precisare con Rinaldo. Allora, io adesso parlerò di un caso, quindi partirò dal basso per analizzare tematiche che abbiamo visto essere estremamente complesse, però credo che questo caso sia emblematico di molte delle cose che sono state dette oggi, dimostra molte di essere assolutamente in linea con alcuni fili rossi che mi sembra possano essere tratti da diverse relazioni che ci sono state. Tra l'altro è un caso non piccolo, diciamo, è un caso enorme, più che un caso è un universo, sia nel corso del tempo che nelle vicende, sono numerosissime le vicende in realtà che compongono il caso Ilva e si dipanano a partire dagli anni Ottanta. Le prime sentenze di condanna penale per i dirigenti Ilva sono del 1982 per danneggiamento, diciamo, poi le fattispecie penali sono cambiate nel corso del tempo, però partono da lì e sono ben ricostruite tutte queste vicende nelle relazioni della commissione d'inchiesta parlamentare che si è occupata tra l'altro di questi fatti. Quindi numerosi fatti, numerosi rivoli giurisdizionali e non solo, affrontarli tutti sarebbe impossibile, quindi anche la mia esigenza, come quella di altri relatori, è quella di delimitare il campo. Non potrò occuparmi di tutto e quindi è necessario che l'uditorio sappia che mi occuperò soltanto di limitatissime vicende relative al caso Ilva e sono specificamente quelle che hanno portato alle pronunce costituzionali. Anche qui le pronunce sono numerose. La Corte Costituzionale è segno, appunto, sintomo di un'importanza decisiva di questo caso per le tematiche di cui ci stiamo occupando e quindi anche qui non mi occuperò in realtà di tutte le sentenze costituzionali che hanno riguardato l'Ilva, non mi occuperò delle ordinanze che hanno risolto, non hanno risolto i conflitti di attribuzione perché in realtà lì la Corte è arrivata ad un'inammissibilità e le questioni dei conflitti di attribuzione sono state giudicate nella sentenza di cui mi occuperò principalmente, né mi occuperò di una sentenza in cui si è giudicato il rapporto tra Stato e Regione Puglia, nella fattispecie. Perché diciamo, molto di quello che dirò, analizzando soprattutto la sentenza cruciale che è l'85 del 2013, diciamo quella sentenza del 2017 del rapporto tra Stato e Regione Puglia non aggiunge molto in tema soprattutto di bilanciamento. Quindi mi occuperò principalmente della sentenza che si è occupata della questione dal punto di vista di un sindacato di legittimità costituzionale, di alcune delle numerosissime norme specifiche che sono intervenute nel corso degli anni per disciplinare il caso Ilva. La sentenza è l'85 del 2013 e se avrò il tempo per farlo, cercherò di fare un paragone con quanto è stato detto un po' più di recente, un'altra sentenza che è del 2018, la numero 58 del 2018. Allora partiamo dai fatti che hanno condotto alla Corte Costituzionale. La vicenda nasce, sarò estremamente sintetica e dovrò procedere per approssimazioni perché appunto è molto complicata. Nasce da un sindacato diciamo, il giudice per le indagini preliminari di Taranto era stato investito dalla Procura della Repubblica con riguardo a diversi reati ambientali nei confronti della dirigenza Ilva, emissioni nocive in atmosfera, po' di polveri e gas, danneggiamento, disastro doloso, avvelenamento di acque e sostanze alimentari, getto pericoloso di cose, per arrivare poi nel corso dell'inchiesta anche all'associazione a delinquere. Quindi un complesso di reati abbastanza significativo.
Nell'ambito di questo procedimento, ancora in fase di indagini preliminari, il giudice richiede due perizie, una di carattere chimico, chimico-ambientale, e un'altra di carattere medico-epidemiologico. E già qui si registra la prima difficoltà, perché già i processual penalisti discutono molto circa la possibilità per i giudici in fase di indagini preliminari di esperire questo tipo di prove, diciamo. Ma tant'è, è stato fatto ed è una prassi anche abbastanza frequente. Comunque già possiamo mettere un punto di, che segna una costante delle dinamiche nella vicenda Ilva, un'attenzione dell'istituzione, dei poteri di utilizzare al massimo, arrivare al limite dell'esercizio del legittimo del loro potere. Sta di fatto che da queste perizie chimico-ambientali e medico-epidemiologiche, dette in estrema sintesi, si riesce, combinando i risultati di queste due perizie, emerge l'attribuibilità, secondo un nesso eziologico, all'azienda Ilva di tutta una serie di elementi inquinanti esistenti all'interno dell'ambiente, aria, acqua, falde acquifere e terra del Tarantino, ma alcuni particolarmente preoccupanti. Tra i vari, tra i tantissimi che sono stati trovati, più preoccupanti sono la diossina e il benzoapirene, e secondo combinazione con la perizia medico-epidemiologica si dimostra anche l'attribuibilità a questi elementi chimici una serie di decessi, almeno 40 decessi vengono attribuiti in questa maniera all'Ilva, almeno una settantina di ricoveri per malattie di natura cardiovascolare, almeno una cinquantina per malattie di natura respiratoria. Anche qui dati tecnici molto dibattuti, controversi, come tutti sappiamo si discute molto sulla possibilità di attribuire a determinati fattori ambientali determinate malattie, perché quelle malattie potrebbero dipendere anche dal censo, da una serie di altri elementi, dall'alimentazione, dal fumo, insomma si discute molto. Quelle due perizie però combinate insieme danno questo risultato e il giudice si ritrova questo dato sotto mano e sulla base di questo dato decide di disporre dei sequestri preventivi. Anche questi sequestri preventivi cautelari costituiscono un elemento di grande discussione per i processual penalisti, cioè si tratta di un uso dei poteri del giudice penale non tanto in sede di repressione dei reati quanto in sede di prevenzione del reato, e dunque è una funzione del giudice penale sulla quale c'è un enorme dibattito. Quindi anche qui siamo di fronte ad una vicenda non semplice. Dispone diversi sequestri di natura personale, qui non ci riguardano, di natura reale, sequestra gli impianti, buona parte degli impianti, senza facoltà d'uso per il gestore, dispone il sequestro dei beni prodotti nel frattempo, perché i dirigenti decidono, nonostante il sequestro, di proseguire con le attività, e anche i beni prodotti pendente questo sequestro vengono a loro volta sequestrati. Quasi immediatamente dopo il governo interviene il governo con un decreto legge d'emergenza, quindi un provvedimento di straordinaria necessità d'urgenza, è il 207 del 2012, che si compone in maniera particolare, cioè si compone di due parti, una parte asseritamente generale ed astratta in cui si dice esistono alcune imprese che sono imprese di interesse strategico nazionale, e fonda questa valutazione sulla base di alcuni dati: è di interesse strategico nazionale l'Ilva perché da un lato la produzione di acciaio nel nostro tipo di economia è cruciale per tutta una serie di altri settori, e il dato che abbiamo è che almeno per il 40% buona parte delle nostre industrie si fonda sull'acciaio il prodotto a Taranto, ed è di interesse strategico nazionale per il numero di lavoratori che occupa. L'Ilva al tempo del 2012 occupava 12.000 lavoratori circa soltanto nel Tarantino, poi c'è da considerare anche tutto l'indotto e dunque almeno altrettanti, stiamo parlando di numeri giganteschi.
Insomma, questo decreto legge, nella parte generale ed astratta, dice: le imprese di interesse strategico nazionale possono proseguire le loro attività produttive anche se c'è stato un sequestro preventivo dei giudici. Lo possono fare a delle condizioni, lo possono fare per un tempo limitato, 36 mesi, lo possono fare soltanto se viene sottoposta a revisione l'autorizzazione integrata ambientale. So che ieri avete parlato, la dottoressa, la professoressa Spuntarelli vi ha parlato dei procedimenti di autorizzazione ambientale, così ha semplificato moltissimo il mio compito. Viene sottoposta a revisione l'autorizzazione integrata ambientale e sulla base delle nuove prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata queste aziende di interesse strategico nazionale possono proseguire la loro attività nonostante il sequestro. Questa è la parte asseritamente generale, dicevo, perché poi in realtà, andando a guardare nel concreto, di imprese che concretizzassero i requisiti previsti dal decreto ce n'era una sola ed era l'Ilva, ma si diceva in realtà in futuro anche altre aziende potrebbero concretizzare questi caratteri, per cui non è vero che è una norma ad hoc per l'Ilva. Comunque, per escludere ogni dubbio, c'è una seconda parte del decreto che è espressamente provvedimentale e dice: l'Ilva possiede questi caratteri. E dice anche un'altra cosa importante, dice: l'AIA sottoposta a revisione che è stata rilasciata nel 2012 vale a produrre questi effetti, quindi qui si discute anche su una possibile legificazione dell'AIA con tutte le conseguenze in termini di tutela, perché da provvedimento amministrativo, se viene compresa in un atto legislativo, la tutela giudiziale cambia completamente, non è più una tutela di fronte a un giudice amministrativo ma diventa una tutela soltanto di fronte al giudice costituzionale. E quindi un complesso di poteri che agisce tutti quanti al limite, abbiamo giudici che vanno al confine dell'esercizio del loro potere, abbiamo da una parte il governo e dall'altra il legislatore che converte questo decreto legge, che non fanno norme generali ed astratte come sarebbe tipico del potere legislativo, ma fanno norme provvedimentali che sarebbero tipiche del potere amministrativo, e in questa maniera possono inficiare la tutela giudiziaria dei privati e prevedono delle norme ad hoc per un organo. Quindi si pongono anche problemi del rispetto del principio di eguaglianza e della ragionevolezza della disciplina differenziata per questo ente. Secondo, questo ovviamente è il primo corno di problemi che arriva alla Corte Costituzionale. Secondo corno di problemi, quello attinente al bilanciamento fra diritti e interessi coinvolti. È chiaro che da un lato il governo e il legislatore poi ha voluto prendere in considerazione le esigenze dell'impresa, quindi quello che in Costituzione io direi essere disciplinato all'articolo 41, libertà di iniziativa economica privata, e poi vi spiegherò perché dico io direi essere ricompreso nell'articolo 41, e dall'altro lato invece gli interessi dei cittadini, che sono interessi alla tutela dell'ambiente, interessi alla tutela della salubrità ambientale, che è una cosa un po' diversa, interessi alla tutela della propria salute individuale. Questo bilanciamento viene sottoposto alla Corte Costituzionale, il giudice per le indagini preliminari di Taranto e poi anche il Tribunale Ordinario di Taranto andranno alla Corte Costituzionale per chiedere che risolva entrambi i problemi, quello del conflitto di attribuzione fra i poteri e quello del corretto bilanciamento fra gli interessi in gioco, perché secondo il giudice di Taranto gli interessi in gioco non sono stati bilanciati correttamente, sono stati spostati tutti in favore degli interessi dell'impresa senza considerare adeguatamente l'altro parte di diritti e interessi. Sul primo corno, meno importante, no, importante perché ha anche qualche rilievo in relazione a quanto si diceva prima, la Corte viene interrogata sul rapporto tra legislatore e giudice, sostanzialmente legislatore, governo, Parlamento nel suo complesso. E in realtà qui registriamo già un primo slittamento, perché non si pronuncia esattamente su questo. La Corte Costituzionale in realtà dice che il vero conflitto sta fra giudice e amministrazione, la sto semplificando molto, cioè dice: il cuore del bilanciamento qui dove risiede? Risiede in quel procedimento molto articolato che conduce al provvedimento amministrativo, all'AIA. Per arrivare all'autorizzazione integrata c'è un dibattimento, vengono presi in considerazione i dati tecnici, vengono messi insieme, ponderati, valutati, messi in discussione pubblica e alla fine si arriva a un
un provvedimento, e lì dice la Corte che c'è il bilanciamento, è stato il giudice a sovrapporsi al bilanciamento che si svolge in quelle sedi e quindi ad avere oltrepassato i propri limiti, e quindi trasforma completamente la natura del conflitto di attribuzione che gli era stata portata davanti. E questo, mi dicevo, è importante perché è un indice chiaro di quanto diceva oggi il professor Schiattarella, è un indice chiaro di un affidamento alla tecnica, ai tecnici, all'amministrazione, al dato tecnico, al documento fondato su dati non politici, per eludere il problema, lo sposta dalla scelta politica a quella tecnica. Quindi un primo dato molto rilevante. Secondo dato sul bilanciamento: dal momento che è stato svolto in quella sede, la Corte ha gioco facilissimo a quel punto a dire: il bilanciamento è corretto perché non è che l'attività dell'impresa viene consentita incondizionatamente, viene consentita sulla base di un'AIA revisionata. Nel nuovo provvedimento di autorizzazione ci sono le prescrizioni corrette per tutelare anche l'ambiente, quindi ancora una volta ci si appoggia alla tecnica e dice: tramite i tecnici noi abbiamo la certezza che l'impresa non invaderà più il proprio campo e tutelerà anche salute e ambiente. Come era facilmente immaginabile, così non è stato, tanto è vero che dopo questa vicenda, immediatamente dopo, le prescrizioni dell'AIA anche revisionata non sono state rispettate, e quindi ci siamo trovati di fronte ad una serie di nuovi decreti che si comportavano esattamente alla stessa maniera, tutti con una parte asseritamente generale ed astratte e con una parte concreta che dicevano di volta in volta: le imprese di interesse strategico nazionale che non hanno rispettato l'AIA possono continuare la loro attività produttiva, anche se, insomma, è stato un seguito di provvedimenti di questa natura. L'ultima di queste vicende, un po' diversa perché riguarda altri aspetti, è quella che si è verificata un po' più di recente per mancato rispetto della tutela delle norme a tutela della sicurezza dei lavoratori. La vicenda che ha portato alla Corte, alla sentenza della Corte 58 del 2018, aveva visto un operaio morire dentro un alto forno dell'Ilva e la dirigenza indagata per mancato rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori, e anche lì è stato, e ovviamente per la responsabilità della morte dell'operaio, anche lì era stato svolto un sequestro preventivo da parte del giudice dell'alto forno, e anche lì il decreto è arrivato, l'ennesimo decreto legge governativo, che ha detto: nonostante ci sia un provvedimento di sequestro, l'attività delle imprese di interesse strategico nazionale possono continuare, purché venga fatta in quel caso venga avviato una sorta di protocollo con qualche misura aggiuntiva a tutela della sicurezza dei lavoratori. E qui invece la Corte Costituzionale inizia a dire qualcosa di diverso, perché da un lato perché non c'è più un provvedimento amministrativo partecipato dentro il quale ci sia questa ponderazione degli interessi, e quindi inizia a dire: qui però non c'è un appoggio su qualcosa che pondera anche il bene e i beni e gli interessi dei lavoratori, si consente semplicemente la prosecuzione dell'attività d'impresa senza un bilanciamento. Tra l'altro, questo documento che avrebbe dovuto integrare gli strumenti a tutela dei lavoratori era un documento assolutamente unilaterale, proveniente soltanto dall'impresa, non partecipato, e tra l'altro prevedeva la possibilità di interventi soltanto provvisori, quindi assolutamente lì è stata una pronuncia di tipo diverso. Però vorrei fermarmi, questo diciamo è l'assetto di fatto, mi rimangono pochissimi minuti per dirvi quali sono le mie impressioni in realtà sul primo dei bilanciamenti, e perché ritengo che la seconda vicenda possa essere emblematica di una di un possibile spostamento della Corte, ma non definitivo, non radicale. Il primo dei bilanciamenti, vi dicevo, è stato ritenuto corretto, in parte appoggiandosi sull'AIA revisionata. Però quello che ritengo sia l'unico bilanciamento consentito in questa sede, appunto, tra le istanze dell'articolo 41 della Costituzione e quelle della salute, salubrità ambientale. 41 da una parte e diverse norme, diciamo il 32 per la tutela della salute, una combinazione di norme costituzionali, 29 e 32 per la tutela ambientale, perché come sapete la nostra Costituzione non tutela espressamente l'ambiente, quindi dobbiamo andarla a ricavare. Ora il 41 dice espressamente
che la libertà di iniziativa economica privata è limitabile per ragioni di sicurezza dei lavoratori, di tutela della libertà e dignità umana. Quindi la Costituzione la tutela, ma non la tutela in maniera indiscriminata. Prevede quella libertà come una libertà recessiva in confronto ad altri interessi e diritti. Invece nei confronti dell'articolo 32 la Costituzione dice una cosa molto diversa, perché è l'unico diritto del quale la Costituzione afferma espressamente la natura fondamentale. È l'unico diritto in cui potete trovare scritto che quello è un diritto fondamentale degli individui. Perché? Perché evidentemente dalla salute dipende la vita, e senza la vita non si può godere di tutti gli altri diritti e libertà. Quindi esiste una ponderazione possibile, esiste un bilanciamento possibile, ma tenendo in considerazione che uno è un diritto già in Costituzione che tende a retrocedere, l'altro è un diritto fondamentale. La Corte invece che cosa fa? Non affronta il problema, anche qui è il secondo slittamento del quale è in colpo la Corte Costituzionale, non affronta il problema dal punto di vista del conflitto tra articolo 41 e tutela della salubrità ambientale e salute umana, ma sposta il problema, lo sposta nel senso che il conflitto che analizza, pur se il giudice non gliel'aveva richiesto, anzi si era opposto a questa visione, è fra il diritto al lavoro e il diritto alla salute e all'ambiente. Cioè dice, qui c'è un'impresa di interesse strategico nazionale, perché? Perché ha tutela tutta una serie di posti di lavoro. Se io consento la chiusura di questa impresa, non è soltanto la libertà di iniziativa economica privata che vado a violare, ma anche il posto di lavoro di tutti coloro che dipendono da questa impresa. Questa è un'operazione che viene sovente fatta, soprattutto nel dibattito pubblico. Invece io penso, sono convinta da costituzionalista, che sia un conflitto, e lo dice anche il giudice per le indagini preliminari di Taranto, improponibile. Il diritto al lavoro non è un diritto in conflitto col diritto alla salute. Come dicevamo con il professor Schiattarella venendo oggi in macchina, qui si ragiona in termini di trade-off tra l'uno e l'altro diritto. Non è questo il tipo di ragionamento che è consentito tra questi due tipi di diritti. Perché? Perché l'unico diritto al lavoro tutelato in Costituzione è quello che si riempie di certi contenuti, è quello che assicura la tutela della salute umana, è quello che assicura la tutela della dignità umana, ed è inequivocabile dall'articolo 4 all'articolo 36 ad altri articoli della Costituzione. Quindi quello che la Corte affronta come un bilanciamento in realtà non può essere considerato un bilanciamento. Qui i valori in conflitto non possono essere considerati lavoro e salute, ma sono soltanto la libertà di iniziativa economica privata e salute, con tutto il complesso di altre disposizioni. Secondo problema: in altre occasioni la Corte Costituzionale, ma anche la Corte di Cassazione, avevano avuto l'occasione di affermare la primarietà in termini espressi del valore ambientale, la fondamentalità del diritto alla salute. Ce ne sono numerose sentenze, adesso non mi dilungherò, 271 del 90, 217 del 90, molte della Corte di Cassazione, ma alcune anche recenti della Corte Costituzionale, in particolare la 250 del 2009. Qui invece la Corte fa un passo indietro. Allora bisogna domandarsi, secondo me, qual è la ragione di questo passo indietro e di questi strani slittamenti della Corte Costituzionale in entrambi i versanti sui quali è stata interrogata. E secondo me la ragione esattamente risiede in quello che ci dicevamo oggi, cioè le tematiche ambientali, troppo a lungo ignorate dalla politica e dal legislatore, portano ad una situazione che nei fatti costringe le istituzioni oltre, le mette per forza ai limiti, ai confini dell'esercizio del proprio potere. L'abbiamo visto con tutti i poteri che hanno dovuto affrontare il caso Ilva, perché senza la decisione a monte, che in materia ambientale deve essere necessariamente preventiva, poi la situazione di fatto con la quale si trovano ad operare tutti, giudici, legislatori e Corte Costituzionale, è una situazione di fatto drammatica. Sono conflitti che non possono essere risolti in maniera manichea. È chiaro che ci sono 12.000 persone che vengono licenziate se si chiude l'Ilva, e questo è un dato dal quale anche la Corte Costituzionale, che pure dovrebbe essere un giudice che non si dovrebbe preoccupare del dato concreto, non può non tenere in considerazione. Quindi quello che diceva oggi il professor Schiattarella è esattamente dimostrato dal caso Ilva, cioè una impossibilità delle istituzioni di occuparsi adeguatamente del fenomeno ambientale se non vengono messe nelle condizioni di farlo. Il problema del rapporto di potere che viene prima della questione economica, altrimenti se lasciamo al libero mercato affrontare la situazione, è chiaro che tutti i poteri non potranno mai più essere messi in condizione di gestire questa situazione.
E arrivo all'ultimo punto e chiudo. Perché nel 2018 cambia la situazione? In parte perché il conflitto non poteva più essere ricondotto nei termini di rapporto di lavoro, diritto alla salute. Qui c'era un conflitto chiaro fra 41 e tutela del lavoratore, e lì il 41 è netto. Infatti la Corte Costituzionale non può che utilizzare l'articolo 41 come parametro, e se utilizza quello non scappa, non può scappare. Secondo punto, la chiusura di un alto forno non è la chiusura degli interi impianti, quindi anche il dato di fatto che aveva la Corte sotto mano è un dato di fatto molto più gestibile, e ripeto, non dovrebbe essere preoccupazione del giudice delle leggi, ma se si porta la situazione fino a un certo punto, ai punti estremi, non può essere che così. Vi ringrazio per l'attenzione e spero sia buono.